In bilico tra presente e passato, sospeso su una tradizione millenaria, il Monte Athos in Grecia è considerato ancora oggi il cuore della Chiesa cristiana ortodossa, il suo centro monastico principale. È uno spazio sacro, mistico, non sembra quasi appartenere a questo mondo. Una penisola lunga 56 chilometri attraversata unicamente dai silenzi e dai canti delle comunità monastiche. Un luogo senza tempo cui il fotografo greco Stratos Kalafatis ha voluto accostarsi da pellegrino. Conquistata gradualmente la fiducia dei monaci dopo aver accettato la loro benedizione e i loro doni in qualità di ospite, sostando nei monasteri della montagna sacra ha ottenuto il permesso di immortalare i loro volti, realizzando una galleria di ritratti straordinari. Natura e spiritualità si fondono così in un reportage fotografico suggestivo che a Roma fino al 22 maggio anima la sala espositiva dell'Accademia di Romania con la mostra Athos, i colori della fede. La bellezza selvaggia del paesaggio, le luci e le ombre delle architetture monastiche, la ricchezza interiore e la povertà ascetica dei protagonisti degli scatti di Kalafatis offrono al pubblico un racconto inedito del Monte Athos. Viaggiando attraverso la penisola, l'autore del servizio fotografico che ha dedicato 5 anni alla sua esplorazione e alla conoscenza degli uomini che la abitano, è riuscito attraverso il suo obiettivo a illuminare con uno sguardo più spirituale che estetico l'essenza di questo luogo. Il Monte Athos, con i suoi 20 monasteri, ha bisogno di tempo per essere svelato. Sono pochi i pellegrini cui ogni anno è permesso di visitarlo. Stratos Kalafatis ci offre così un'opportunità unica, un pellegrinaggio fotografico che di scatto in scatto, avvicinandosi con rispetto all'anima più profonda del monachesimo cristiano ortodosso, raggiunge il cuore del pubblico, colmandolo dei colori di una tradizione spirituale millenaria.